Solo con l'ironia riusciamo a difenderci. Studio e arguzia, buonasera, chi è lei? Buonasera, no, dico, parliamo di condizionamenti. Assolutamente, no? Sì. Sono d'accordo, condizionamenti della famiglia, condizionamenti che possono a volte, certo, anche rovinare sono... una vita. A tal proposito, sì, l'ospite di questa sera... Abbiamo un ospite? Sì, sì, abbiamo sempre un, certo, ospite. L'ospite di questa sera è molto interessante perché lui è un giovane produttore di olio extravergine di oliva che ha tanto da raccontare. Signore e signori, benvenuto Michele Wayne! Michele Wayne! Michele Wayne, produttore di olio extravergine di oliva. Sì. Buonasera. Buonasera, come sta? Raffreddato. Molto bene, grazie. Allora, forse qualcuno se ne sarà accorto, Michele ha una vaga somiglianza con il famoso vigilante di Gotham City. Vaga? Tale e quale, come va? Eh sì, c'è un motivo. Lo ricorda? C'è un motivo, perché dovete sapere che niente poco di meno, Michele è il figlio di Batman. Ah. Sì, 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 il figlio di... Sì. Guarda qua. D'altronde la genetica, guarda, la genetica qua non mente, però so che Michele ha dei sassolini nella scarpa che si vuole togliere. Che cosa vuole dire alla gente che si segue? Io so che mio padre è una persona molto conosciuta e che c'è molto, molta attenzione nei confronti della mia famiglia, sì, ma io non sono un appendice di mio padre, io ho una mia personalità. Certo, certo. E francamente sono stanco di essere identificato solo e soltanto come il figlio di Batman. Beh, immagino che non deve essere facile. No, assolutamente. Il look non aiuta. Esatto, no. Allora, parliamo d'altro. Dicevamo, lei è nel campo dell'olio. Produzione e esportazione. Esatto. E in che zona produce? In provincia di Bat. Di Bat. Barletta Andria Trani. Sì, certo. Sì, no, no, ho ben presente la provincia condivisa, anche però dico, scusi, anche lei. Ma dico, non poteva scegliere un'altra provincia? C'erano dei finanziamenti europei. Vabbè, allora ha fatto bene. Se c'erano... Ho una fattoria biologica. Ok, per biologica intende, ricordiamolo, che non usiamo fertilizzanti. Questo molto le fa bene. Onore. E abbiamo anche un frantoio. Sì. Facciamo olio, vendiamo olive, tutto a chilometro zero. Beh, una vita, possiamo dire, apparentemente perfetta. Sì. Se non che, persino nel cuore della Puglia, Michele è perseguitato dal solito pregiudizio. Nel cuore della provincia di Bat, ecco, anche nel passaparola quotidiano, non si parla mai dell'olio di Michele, si parla dell'olio del figlio di Batman. Come mai, secondo lei? Come mai? Perché la gente è cattiva. È vero, è vero, è vero. Perché io a 18 anni me ne sono andato di casa, sì, mi sono preso una laurea, ho aperto un'azienda. Tutto a sue spese? No, ha pagato mio padre, ma comunque non è stato facile. Certo, certo, certo. E tutto questo per sentirmi chiamare sempre e soltanto, nonostante tutto, ogni giorno, il figlio di Batman. Vabbè, però effettivamente. Ma, è una condanna. Scusi Michele, ma non è forse possibile che tutto ciò dipenda in maniera, non dico decisiva, ma sicuramente consistente da questo suo abbigliamento? In che senso? No, io mi chiedo... Data insomma l'attività che lei svolge, è proprio necessario che lei si vesta da pipistrello? No. E allora? cioè, lei c'ha il frantoio, si vesta da contadino, che ne so, da imprenditore, ma non così, perché altrimenti è normale che la gente si fossilizza su questa cosa di Batman. Forse è vero. Perché lei si veste come suo padre? Perché sono molto insicuro. Oh, allora, già ammetterlo è un primo passo importante. Certo. Diciamolo insieme. Mi vesto come mio padre perché sono molto insicuro. Mi vesto come mio padre perché sono molto insicuro. Michele, con la tua voce vera. Mi vesto come mio padre perché sono molto insicuro. Oh, viva l'onestà. Bravo, così ci piace. Facciamoli tutti un grande applauso. Michele Wayne. Grazie.